oggi è il terzo appuntamento di Arts and Philosophy. Per chi già sa in cosa consiste, spiego che è un ciclo di conferenze sull'arte e la filosofia organizzato dal Centro Culturale di Yale, un centro di ricerca sulla filosofia pura applicata, in collaborazione con Calaghetto. Infatti insieme a Calaghetto abbiamo organizzato questa mostra, come potete vedere, avete girato anche nelle sale, di un artista di oggi, Leone Landolina. E per unire questa tematica abbiamo invitato il professor Elio Franzini, docente universitario di estetica poetica retorica e insegna alla Statale di Milano, si occupa da sempre di filosofia dell'immagine secondo una prospettiva fenomenologica. Con lui, come abbiamo fatto anche per le volte scorse, l'obiettivo è quello di riflettere sull'estetica e i confini che questa disciplina ha con altre correnti, in particolar modo con l'arte, quindi ragionare come l'estetica e l'arte possano confinare. Per chi è stato presente e per chi no, vi spiego che il primo incontro diventa la docente Simona Chiodo per parlare di bellezza con riferimento all'architettura. Il secondo incontro è venuta la professoressa Cappelletto per parlare di estetica a riferimento alle neuroscienze, tanto da definirsi neuroestetica. E oggi, come vi dicevo, l'ospite è il professor Franzini e ci parlerà, come avete visto dal titolo della conferenza, di verità dell'immagine, proprio per capire come in epoca contemporanea questo rapporto si è venuto a inclinare, tanto da addirittura pensare ad una crisi dell'immagine insieme alla verità. Però il professore ci spiegherà come questa crisi non deve essere intesa esattamente come tale, ma bensì come una crisi di crescita. Con questo ho quindi il piacere di cedere la parola e ringraziarvi di essere venuto. Grazie, grazie a voi che mi avete invitato e grazie a chi è venuto in questo clima gelido, che in effetti non ben dispone all'uscita, ecco, detto in termini molto, molto sinceri. Spero di scaldarmi in un certo modo. Allora, in realtà il tema è infinito e quindi lo coniugherò attraverso alcuni elementi di carattere filosofico il più possibile chiari e distinti, con qualche premessa per cercare di capire che cosa si intenda con verità dell'immagine, parole che, come vedremo, potrebbero anche essere considerate all'interno della tradizione filosofica come tra loro frapposte, cioè come addirittura costituenti, se messi insieme, una espressione ossimorica, in cui verità e immagine non necessariamente vanno insieme. L'immagine spesso a volte è un paradigma di falsità e non di verità. Mi sembra, per dare un punto di riferimento storico, che si possa partire da una citazione che non rileggerò tutta quanta, ma la citazione è di un grande filosofo contemporaneo, Hans Georg Gadamer, padre fondatore della Ermeneutica, che nel 1960, scrivendo Verità e Metodo, vuole affermare che esiste una verità all'interno del mondo. La verità fa parte e per dimostrare come la verità faccia parte del mondo dell'arte, tende a costruire una facile, artificiosa, ma utile contrapposizione tra due autori della tradizione filosofica, tra due grandi nomi della tradizione filosofica. Cioè contrappone il punto di vista sull'arte di Kant e il punto di vista sull'arte di Kant, a suo parere, Kant, proprio quando parla di verità, continua a suo parere, a misurare la verità della conoscenza in base a un riferimento alla dimensione della natura o delle scienze della natura. Quindi la verità è qualcosa che ha a che fare con il nostro rapporto con i fenomeni esterni, con
dice Hegel, nel momento in cui si occupa del problema della verità, lo mette in rapporto con la dimensione della coscienza storica. Ecco, allora dice, nel primo caso, l'estetica è semplicemente una teoria del giudizio, una teoria del giudizio soggettivo. Nel secondo caso, invece, l'estetica diventa una vera e propria storia della verità, come la verità si rivela nello specchio dell'arte. Per cui fare estetica significa fare una esperienza della verità. Perché sono partito da questa contrapposizione tra una visione naturalistica della verità e invece una visione storicistica della verità? Proprio per tentare di dimostrare che Berger era torto e che si possa, a partire da una posizione entro certi misura kantiana, a parlare di una verità dell'arte a partire da un punto di vista conoscitivo che non è necessariamente un punto di vista legato alle dimensioni dell'interpretazione della storia. Quindi il problema della verità dell'immagine è un problema che ha a che fare con le dimensioni complesse all'interno delle quali noi parliamo della verità. La seconda premessa che volevo fare è in realtà dire due parole, ma proprio due, sulla verità. Solitamente quando si parla in pubblico i poveri filosofi hanno sempre due domande a cui devono rispondere. Se insegnano estetica, una è quasi ovvia, e lo dico così, non me la farete più tardi, ma che cos'è il bello? Che come si differenzia il bello dal brutto? Dico subito che non lo so. Però la natura del bello è una delle domande ovvie. Parlavo anche l'altra sera a un pubblico abbastanza specifico e con l'età media circa complicata rispetto alla vostra, però la domanda era sempre quella: ma che cosa si intende con il bello? Come si fa a determinare con perché o come un oggetto? La seconda, forse avete rifiuto di rispondere adesso, magari poi rispondo dopo, perché non è un problema da poco. La seconda domanda è: che cos'è la verità che si fa a un filosofo? Ecco, credo che la verità in realtà sia un feticcio della filosofia, un feticcio che ha attraversato la filosofia dalle origini ai giorni nostri. La filosofia nasce come riflessione sulla verità delle cose. Però forse possiamo parlarne in modo più semplice, adatto a una fredda serata d'inverno, se non dimentichiamo che la verità non è soltanto un concetto metafisico, non è soltanto un concetto astratto, non è un concetto lontano dalla nostra vita quotidiana. La verità è un concetto che ha a che fare molto semplicemente con la nostra quotidiana esperienza. Tutti noi sappiamo quando diciamo la verità o quando stiamo mentendo. Quindi la verità ha a che fare con il nostro esperire, ha a che fare anche con ciò che le cose sono. Quindi la verità di cui parleremo questa sera non è una verità astratta, non è la verità che sta nelle torri eburne o nel mondo delle idee, che sta in una dimensione astratta e lontana. La verità di cui parliamo questa sera è la verità delle cose di cui abbiamo una esperienza concreta. Quindi la verità che noi possiamo riconoscere, la verità che noi esprimiamo attraverso dei giudizi che sono connessi e legati ai percorsi dell'esperienza. Parleremo allora di un caso specifico di questa esperienza della verità. Il caso specifico dell'esperienza della verità di cui parleremo è quello delle immagini e in particolare di quelle immagini che siamo abituati a chiamare immagini artistiche, immagini dell'arte. Il mio maestro Dino Formaggio definiva l'arte in un modo assolutamente tautologico, affermando che arte è tutto ciò che gli uomini chiamano arte. Quindi che l'arte non ha una definizione che possa essere separata dai processi che sono alla base della sua produzione e della sua ricezione. Ma indubitabilmente il primo elemento caratteristico, la prima caratterizzazione forte di quella che è l'arte, in particolare l'arte figurativa, è di essere una immagine,
sé dei contenuti di verità. Quindi quello che voglio determinare con voi questa sera è cercare di capire come questi contenuti di verità possono manifestarsi all'interno di queste immagini che sono le opere d'arte. Il punto di partenza vuole essere una frase di un libro uscito qualche anno fa in italiano di un autore francese, Régis Debray. La maggior parte tra voi è troppo giovane per ricordare chi sia Régis Debray, quelli un po' meno giovani potranno ricordare che Régis Debray è famoso non per essere un filosofo, cosa che ha fatto nella seconda parte della sua vita, bensì per essere un amico di Che Guevara. Anzi, quell'amico di Che Guevara che secondo alcuni suoi non amici, argomento di cui lui non vuole parlare, perché per me rifiutò la domanda con un enigmatico sorriso, fu colui che, dato che era giovane, ingenuo, un tempo francese, figlio di un diplomatico, portò i carnefici a Che Guevara, si fece seguire dalle spine e portò, quindi sarebbe il responsabile della cattura di Che Guevara. Nella seconda parte della sua vita divenne un mediologo, cioè uno studioso di immagini e in particolare di immagini mediali. Questo libro bellissimo, Vita e morte dell'immagine, è un libro in realtà che parla della verità dell'immagine artistica. E parte con questa citazione che vorrei leggere. Si sarà compreso, dice, che non c'è da un lato l'immagine, materiale unico, inerte e stabile, e dall'altro lo sguardo. Guardare non è ricevere, guardare è ordinare il visibile, organizzare l'esperienza. Appunto, l'immagine non è qualche cosa di slegato dallo sguardo, quindi la verità dell'immagine è sempre nella esperienza che noi abbiamo dell'immagine. L'immagine, questo è molto, sono stato presentato come fenomenologo, e questo è molto fenomenologico, non può darsi da un lato la cosa e dall'altro lo sguardo. La cosa, immagine e lo sguardo sono sempre tra loro correlati e il senso veritativo dell'immagine si coniuga attraverso questa relazione tra ciò che la cosa è e come la mia esperienza sa cogliere i dati caratteristici di questa cosa. L'immagine dunque ha a che fare con un soggetto o dei soggetti che la guardano, che ne colgono il senso, che ne riconoscono le forme, le cornici, che sanno decifrare quello che è il senso intrinseco dell'immagine stessa. Ecco, questo ha portato a quel punto di cui dicevo all'avvio, il punto su cui bisogna brevemente soffermarsi, il fatto che l'immagine, proprio perché è legata a un'esperienza soggettiva, proprio perché è legata a atti dell'esperire soggettivo, l'immagine sembra a volte essere in contrasto con la dimensione profonda e metafisica della verità. Quindi l'immagine, proprio perché è legata alla dimensione del soggetto, si allontana dal vero, ci allontana dal vero. Al limite può essere una riproduzione del vero, ma non può porre i contenuti profondi della verità. Traduco in termini filosofici, che a volte sono più chiari: la verità sta nel pensiero, mentre l'immagine, non essendo pensiero, ma avendo a che fare con la nostra esperienza, è soggetta all'errore, è soggetta a una dimensione che non è quella della verità del pensiero, che non è quella della verità della scienza. La scienza non procede per immagini, la scienza procede per esperimenti che vengono concettualizzati, quindi le immagini servono soltanto come modellistica, ma non sono il contenuto di verità della scienza. I filosofi sono in linea di massima, e questo è un elemento che viene spesso declinato, ma che in realtà va sempre ricordato: i filosofi sono quasi sempre nemici delle immagini. I filosofi hanno paura dell'immagine, perché l'immagine denota una forma di soggettivismo, una forma
sempre tre autori a questo proposito, che dovrebbero, tre o quattro autori che dovrebbero ricordarci, emblematici, ve ne sono molti altri, sul pericolo dell'immagine, ma il primo, che poi è colui al quale si deve questa dicotomia, in cui ancora siamo immersi tra la cultura scientifica e la cultura umanistica, tra la cultura dell'immagine e la cultura del concetto, il primo è ovviamente Cartesi. Cartesi riteneva l'immaginazione un errore e un pericolo per la conoscenza. Per cui l'immagine, compresa l'immagine artistica, appartiene alla domenicalità della vita, alla funzione che oggi hanno le partite di calcio, quindi farci passare del tempo, hanno una funzione retorica, servono a eccitare la nostra volontà di esprimere, di liberare il nostro io, ma le immagini, dal punto di vista strettamente cognitivo, ci allontanano dalla verità. L'immagine è legato alla sensibilità e la sensibilità nel giudicare delle cose del mondo, nel giudicare della natura, la sensibilità sbaglia. Noto l'esempio mentale del figliagono. Il figliagono può venire correttamente definito all'interno di un concetto, ma dicono da mille lati, ma provate a immaginare un figliagono e poi a contare i lati. Ecco, se voi pensate un'immagine, definite concettualmente un figliagono, lo definite con un concetto, provate a disegnare un concetto, provate a disegnare una forma, provate appunto a immaginare un figliagono e naturalmente sbaglierete. Quindi la dimensione scientifica rigetta l'immagine, l'epistemologia, la teoria della scienza rigetta l'immagine. Anche chi però inserisce l'immagine come protagonista del discorso filosofico, cioè un grande autore empirista come David Hume, in realtà anche un profondo sospetto dell'immagine. L'immagine serve nel momento in cui ci permette di connettere tra loro le nostre idee, purché non si passi dal potere che l'immaginazione ha di connettere tra loro le idee a una determinazione oggettiva delle cose. L'immagine non serve a determinare la natura oggettiva delle cose. L'immagine è qualcosa che costituisce una abitudine associativa, ma non è un senso che appartiene alla realtà profonda delle cose. Il terzo esempio, faccio una citazione che nego tutte queste affermazioni, il terzo esempio è naturalmente quello di Kant. Kant dà molte definizioni di immagine all'interno del suo percorso, una più cattiva dell'altra. Una più cattiva dell'altra, da un lato riprende il sospetto di Hume per queste costruzioni fantastiche che non vogliono dire assolutamente niente, dell'antropologia pragmatica definisce l'immaginazione un canico della ragione, quindi dà tutta questa respinge, tutte queste dimensioni dell'immagine come assolutamente negative e pericolose. Questo perché l'immagine di per sé, ancora una volta, non può assolutamente avere una funzione primaria all'interno dei processi cognitivi. Per cui dice l'immagine che costruisce delle fantasie è un cancro e ci allontana dalla realtà. Quindi l'immagine che ci fa fantasticare, quella che i francesi usano il bellissimo termine rêverie, l'immagine che ci fa fantasticare è un'immagine che va rigettata, che va buttata via, che non è un oggetto filosofico e ci porta verso l'errore, ci fa perdere tempo. Mentre dal punto di vista cognitivo l'immagine serve soltanto alla sua funzione, alla sua funzione di connessione, ripreso da Hume, ma ha una funzione di connessione che funziona soltanto nel momento in cui l'immagine viene concettualizzata, in cui ci permette di passare dal piano dell'esperienza al piano del concetto. Dunque l'immagine, in questa breve carrellata, abbiamo già però delle definizioni ben specifiche. L'immagine o è negativa o, ben che vada, non ha una sua autonomia cognitiva. Quindi l'immagine o viene respinta addirittura da ogni elemento di conoscenza e può essere considerata come un piacevole passatempo espressivo ed è quindi avvicinata alla retorica, quindi ad una dimensione di passatempo, oppure nel momento in cui viene inserita all'interno di un quadro organico di conoscenza, l'immagine
conseguenza, ed è la conclusione abbastanza ovvia, parlare di una verità dell'immagine artistica è una contraddizione. Si può parlare di una verità della scienza, si può parlare di una verità del concetto, parlare di una verità dell'immagine è semplicemente sempre a rischio di relativismo o appunto di psicologismo. Allora, tutte queste dimensioni che abbiamo visto sono vere, sono dimensioni che effettivamente alla prova di oggetti specifici, quali sono le opere d'arte, funzionano oppure non funzionano affatto. In un libro quasi dimenticato, ma che forse... Forse è arrivato il momento di connettere nuovamente, proprio a partire da Kant, il problema del rapporto tra l'immaginazione e la ragione, considerando che quelle che sono state per centinaia d'anni le due facoltà antagonistiche diventano addirittura, grazie all'arte, interdipendenti su un terreno comune. Ho trovato sempre molto bene interdipendenti su un terreno comune. Qual è il terreno comune? Il terreno comune è proprio il terreno della conoscenza dell'uomo, è il terreno dell'antropologico. Allora forse il primo modo per cogliere il senso profondo della verità dell'immagine è coglierne il valore antropologico. È una processione, una religiosa. Beh, è quasi commovente, perché credevo che via le processioni non mi fossero più, che chi di giubilo oggi è vero, quella no, 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 questo è dire tuo popolo bella signora che chi di giubilo oggi dimora. Stanno avanzando. Eroina.
l'immagine è molto semplicemente la maschera funebre. L'imago è la maschera funebre che permette di conservare le fattezze del morto. In Cicerone troviamo che per definire uomo nobile viene definito come uomo di molte immagini. La famiglia nobile è una famiglia di molte immagini. C'è una famiglia che ha raccolto molte maschere funebri. Per cui a che cosa serve l'immagine alle origini della nostra cultura? L'immagine serve per due scopi molto evidenti. Il primo scopo è quello di sconfiggere la morte, cioè è di conservare la traccia del passato sconfiggendo la morte, cioè il soggetto vive al di là della morte, quindi di dare una vita a colui che è morto. Il secondo, ancora più importante, è di conservare la memoria. Quindi nella cultura latina, ancora di più che nella cultura greca, l'immagine, e questo poi verrà ripreso da Warburg, che è uno dei più grandi teorici novecenteschi dell'immagine, l'immagine ha a che fare con la conservazione della memoria. Quindi l'immagine è ciò che ci permette di vincere la morte e di conservare la memoria del passato. Ma al tempo stesso, ed ecco qui il versante teorico che ci porta verso l'arte, l'immagine è qualche cosa che noi vediamo, l'immagine come maschera funebre, che però non ha interamente il suo senso in ciò che vediamo, ma che rinvia a qualche cosa d'altro, a qualche cosa che non c'è più, a qualche cosa che è invisibile. Ecco che allora in questo modo si determina quello che è il senso filosofico dell'immagine legato alla memoria e legato all'invisibile. L'immagine è una struttura di rinvio. L'immagine è qualche cosa che, presentandoci degli elementi, rinvia a qualche cosa d'altro. E questo qualche cosa d'altro a cui l'immagine rinvia non è necessariamente qualche cosa di visibile, qualche cosa di presente nel qui ed ora, qualche cosa di presente nel hic et nunc. Al tempo stesso si comprende che esiste una gerarchia delle immagini, per cui c'è l'immagine che serve esclusivamente al riconoscimento, come l'immagine sulla nostra carta d'identità alla frontiera ci permette di riconoscere le nostre fattezze, ma c'è anche un altro significato dell'immagine che non mira esclusivamente al riconoscimento del soggetto che viene in essa rappresentato, ma che mira a partire da ciò che viene rappresentato a rinviare a qualche cosa che non c'è più, cioè rinviare all'invisibile. Detto in termini umani, vuol dire che l'immagine immediatamente si differenzia come un'immagine che serve a ricostruire delle storie, quindi che serve a narrare, che serve a conservare la memoria, che serve a costruire degli organismi sulla base del passato, quindi l'immagine è qualcosa che lascia delle tracce e che a partire da queste tracce ci permette di costruire storie, ma l'immagine è anche qualcosa di più. Esistono delle immagini che a partire da queste tracce rinviano a qualcosa che va al di là dell'esperienza che noi di esse abbiamo. Per cui, secondo ancora una bella espressione che vedrete in realtà trae da studi antropologici, dice l'immagine è un bisogno di rappresentazioni connesso alla nostra realtà antropologica, ma questo bisogno di rappresentazione ci porta alla necessità propria all'immagine di rendere presente la sé. Che cos'è l'immagine? È un rendere presente ciò che non c'è, ma che può essere un rimpiazzo di ciò che non c'è, può essere un riconoscimento di ciò che c'è, ma può essere anche una rievocazione. Ecco, la pittura, l'immagine pittorica è stata tutte queste cose che vi ho detto sino ad ora. È stata memoria, è stata storia, è stata ricostruzione, è stata
ciò che appare serve a rinviare al di là di essi. Per cui, prima conclusione che vorrei fare è che l'immagine pittorica è un genere che non si riconduce esclusivamente agli elementi che la rappresentano, non si rinchiude esclusivamente in narrazioni. L'immagine dell'arte è un'immagine che ha qualche cosa in più, è un'immagine che ha una differenza intrinseca rispetto alle immagini puramente denotative, puramente rappresentative. È un'immagine storica che però rinvia a qualche cosa d'altro. Come i filosofi chiamano un'immagine che rinvia? Un'immagine che rinvia, un'immagine che è struttura di rinvio, un'immagine che non si esaurisce in ciò che è, il cui essere rimanda al di là di ciò che è, che al tempo stesso è legata ad una presenza, ma allude ad una assenza. È un visibile che noi abbiamo di fronte agli occhi, ma rinvia anche a un invisibile che noi non vediamo. È un'immagine dunque che è in sé qualche cosa di presente, ma anche qualche cosa di assente, cioè quindi qualche cosa che ha una sua duplicità e quindi un contrasto. Ebbene, questa immagine i filosofi, per denotarla, usano un vecchio termine greco che Platone ha reso immortale, ed è il termine simbolo. È un'immagine simbolica. Simbolo significa subalein, cioè riunificare. Che cosa allora l'immagine riunifica? Perché l'immagine è simbolica? Perché riunifica il visibile e l'invisibile, ciò che c'è e ciò che non c'è. È qualche cosa che permette di mettere insieme dimensioni che sono tra loro in contrasto. L'immagine visibile rinvia a qualche cosa di invisibile. Allora la domanda che noi dobbiamo porci per determinare la verità specifica di questo rinvio, la domanda è probabilmente duplice, su una mi soffermo poco, sull'altra di più. In primo luogo, qual è in filosofia la natura del simbolo? Su questo mi soffermo poco. Ma dall'altro, e forse merita di soffermarsi più lungo, è: ma a che cosa rinvia? A che cosa rinvia un'immagine visibile? L'immagine artistica a che cosa rinvia? Perché in realtà, se guardiamo le fotografie della pubblicità, della moda, o la fotografia sulla nostra carta d'identità o sul nostro passaporto, sappiamo benissimo a che cosa rinvia. Le immagini sulle tombe, non la voglio mai, l'immagine sulla tomba, perché l'immagine sulla tomba sappiamo tutti a che cosa rinvia. Rinvia alla persona che si desume essere presente nella tomba dove pure non c'è più, perché è passato per il tempo. Quindi è abbastanza chiaro che il rinvio all'invisibile è un rinvio puramente unidirezionale. Non c'è alcun mistero in tutto ciò. Ma anche le opere che abbiamo intorno, che sono delle forme, colori, disegno, quindi degli oggetti specifici, a che cosa rinvia? Qual è il rinviare? La domanda la pongo anche a voi tutti, poi voi la ricorrete a me e adesso cercherò di dare qualche risposta. Però è evidente che è una domanda molto ambigua che vi ho posto. Ambigua come, su questo diciamo soffermo poco, la natura del simbolo. Il simbolo è una riunificazione, ma è una riunificazione che mantiene la frattura, perché il visibile e l'invisibile, visibile che si riunificano nell'immagine, in realtà non si fondono mai nell'immagine. Quindi la riunificazione simbolica di visibile e invisibile nell'immagine non è una sintesi dialettica, perché l'immagine ha determinate forme visibili, però l'invisibile che è in essa è un invisibile che non è totalmente invisibile, altrimenti sarebbe l'immagine di una bella modella su un muro. Cioè è qualche cosa che rinvia a qualche cosa d'altro che non c'è. Dunque il
simbolo è sì una riunificazione, ma una riunificazione che mantiene la traccia della differenza. Quindi l'immagine, la verità dell'immagine, sta nell'essere al tempo stesso una unità, appunto simbolica, una riunificazione, che però ha in sé anche la forza della differenza. Denotiamo sempre che è la differenza a fare l'interesse dell'immagine. Se tutto fosse riunificato, se l'immagine fosse puramente denotativa, se tutto fosse del rinchiuso dell'immagine, allora l'immagine non ci interesserebbe come oggetto di pensiero, come oggetto di verità. È la differenza dell'immagine artistica che ci permette di interessarci ad essa. Per cui nell'infinita presenza delle immagini nella nostra contemporaneità, le immagini artistiche sono immagini che mi piace chiamare immagini differenti, cioè immagini che hanno in sé il sigillo della differenza. Che cos'è la differenza dell'immagine? La differenza dell'immagine è la loro natura simbolica, cioè questa capacità che hanno di unire visibile e invisibile senza però porli in un quadro pacificato di sintesi dialettica. Però, ovviamente avviandomi alla conclusione, ma allora che cosa è? A che cosa rinvia il simbolo? Qual è il senso del rinviare che vi è nell'immagine? Queste immagini simboliche a che cosa rinviano? E qui allora sono costretto a porre degli elementi di carattere storico brevemente. In primo luogo non si può non ricordare che la condanna dell'immagine come struttura di rinvio nasce con la filosofia stessa. Platone rifiuta il valore veritativo dell'immagine proprio perché l'immagine è una copia di una copia e quindi allontana dalla dimensione della verità. Quindi il filosofo ancora una volta dice che l'immagine artistica è un'immagine che ha a che fare soltanto con il mondo dei sensi e non rinvia a nulla che sia al di là dei nostri sensi. La tradizione platonica è una tradizione per molti versi vincente all'interno del discorso sull'immagine. Cioè l'immagine come elemento che rinvia al mondo sensibile e lì si ferma. Rinvia al sensibile e non c'è nulla al di là del sensibile. Esistono intere tradizioni di pensiero, come si diceva prima nell'intervista, esistono intere tradizioni di pensiero che rifiutano un valore cognitivo all'immagine proprio perché l'immagine non può rinviare ad una dimensione invisibile. Esistono intere tradizioni di pensiero che hanno la sua origine all'interno di tradizioni platoniche e non platoniche e neoplatoniche che rifiutano la struttura simbolica dell'immagine. L'immagine non è una struttura di rinvio, ma è esclusivamente una struttura denotativa. Mi riferisco alle due grandi tradizioni monoteiste, alla religione ebraica e per certi versi, anche se in modo meno esclusivo, alla religione musulmana, che partono dal presupposto del rifiuto della immagine simbolica. Cioè l'immagine può essere soltanto una immagine denotativa, un'immagine che rappresenta le cose così come esse sono, ma non può essere un rinvio. Quindi in queste tradizioni l'immagine non rinvia a niente. In solo 4 sinagoghe al mondo esistono delle immagini, sono tutte in Italia, ed è significativo come vi sia una tradizione. Una anche è una piccola immagine che c'è in un angolo della sinagoga di una delle tante sinagoghe del ghetto di Venezia dove si vedono le fattezze di Maimone. È uno dei rarissimi esempi di volti all'interno di una sinagoga. Però lì si risponde a un preciso comandamento, che è il secondo comandamento che noi troviamo nella Bibbia, che poi non è passato all'interno della cristiana, il secondo comandamento della Bibbia è non farai immagini.
considerando, attenzione, come immagine anche la parola Dio. La parola Yahweh non può essere pronunciata, la parola Yahweh non può essere scritta, cioè non può tradursi in elementi che denotano. Quindi il rifiuto dell'immagine è presente all'interno della nostra tradizione culturale. E è così presente che vi è stato un momento della storia dove la posizione iconofila e la posizione iconoclasta, la posizione nemica delle immagini e la posizione amica delle immagini, si sono contrastate. Questo è accaduto circa per 120 anni, a partire dal 700 d.C., è stata una delle guerre più sanguinose all'interno della storia dell'eresia ed era molto bello perché la punizione a cui venivano sottoposti gli tartisti era quella di tagliare loro la mano con cui segnava. Per cui erano tutti un popolo di con le mani mozzate. Naturalmente gli altri impalavano l'eresiarchi, perché l'eresiarca va impalato, e dunque come vedete la storia del cristianesimo è la storia di gente che si voleva molto bene e che ha contrastato nel corso del tempo queste dimensioni. Per farla breve, tutti sappiamo che ha vinto il partito dei iconofili, cioè il partito dei sostenitori dell'immagine, che avevano un determinato paradigma ed è il paradigma del vedere l'invisibile. Il paradigma è l'icona, l'icona è l'immagine sacra, è la porta regale, è la porta di accesso all'invisibile. L'icona è posta nelle chiese ortodosse nello spazio, sulla porta che separa lo spazio, che accede, a cui si può accedere, dalla parte c'è il pubblico, come se qui in mezzo ci fosse un'icona e qui ci fosse il Santissimo Sacramento, e la porta regale è quella a cui si accede al Santissimo Sacramento, quindi si accede all'invisibile. L'icona è il medium, è il prototipo che ci permette di accedere alla dimensione dell'invisibile, per cui è una realtà visibile che ci permette di passare all'invisibile. Per cui il paradigma, la formula dell'immagine simbolica, a partire dalla vittoria degli iconofili, è riassunta nella formula che troviamo negli atti del Concilio di Nicea infinite volte, che è la formula del vedere l'invisibile. Che cos'è un'icona? È la possibilità di vedere l'invisibile. Vedere l'invisibile è, come avete ben colto, una espressione ossimorica. Cioè le opere d'arte, le opere ci permettono di vedere ciò che noi non vediamo, l'andare al di là. Ora, ed è la prima risposta, è evidente che cos'è l'invisibile in questo caso. L'invisibile in questo caso è il prototipo, per cui attraverso la venerazione delle immagini noi possiamo accedere ad una realtà trascendente, cioè una realtà che va al di là della immanenza dell'immagine. Per cui il simbolo viene specificato come un legame profondo e aporetico tra l'immanenza dell'immagine e la trascendenza dell'invisibile. Quindi l'invisibile è qui il valore della trascendenza, il valore teologico, anche se non soltanto teologico, della trascendenza. In questo senso, naturalmente, sono molte le espressioni che noi troviamo all'interno della tradizione iconofila, ma il significato è sempre questo. Il rinvio è un rinvio alla dimensione che trascende l'immagine, cioè che trascende l'estetico. La verità dell'estetico si pone nel trascendimento dell'estetico stesso. Per cui la verità dell'immagine si pone nella capacità di trascendere l'immagine stessa. È ancora attuale questo significato del valore veritativo e simbolico dell'immagine? Mi permetto di dire sì e no. Sì, perché ci fa capire
differenza in un mondo popolato di immagini tra l'immagine che rimanda soltanto a se stessa e l'immagine che invece ci impone di andare al di là di essa. Quindi l'immagine dell'arte, l'immagine artistica, è un'immagine attraverso la quale noi andiamo oltre. Ci fa capire una destinazione dell'immagine non riferita alla pura e semplice riconoscibilità di ciò che viene rappresentato. Quindi il primo valore attuale che vorrei sottolineare è il seguente. Un'immagine artistica è vera non perché rappresenta bene un oggetto. Quindi la verità di un'immagine non si riduce a ciò che l'immagine rappresenta. Un'immagine è significativa, è simbolicamente efficace non perché riproduce bene un modello. Quindi il senso dell'immagine artistica, il senso veritativo dell'immagine artistica, non è soltanto, direi non è quasi per nulla, nell'adeguamento dell'immagine al modello che rappresenta. Il senso filosofico, fenomenologico, l'immagine non si riduce alla sua rappresentazione. Il senso veritativo dell'immagine non è in ciò che l'immagine rappresenta. D'altra parte è stato battuto un Cézanne che a 150 milioni di euro, i due venditori che giocano a carte, 150 milioni di euro. Ecco, che cosa rappresenta due alcolizzati che giocano a carte? Allora, il valore è in due alcolizzati che giocano a carte? Evidentemente il valore di quel dipinto non è in ciò che rappresenta. Ho visto recentemente un'immagine della Gioconda fatta da Leonardo e da una coppia di un allievo di Leonardo, pressoché identica, eppure niente affatto tale. Tutte e due però somiglianti, anzi probabilmente il ritratto dell'allievo molto più somigliante rispetto al ritratto disegnato da Leonardo. Quindi il primo elemento che la posizione iconofila ci fa capire è questo: la rappresentazione è importante, non ci sarebbe visibilità e verità dell'opera d'arte se l'opera non rappresentasse qualche cosa, ma la verità, il senso simbolico di questa immagine non è in ciò. Altrimenti un ritratto di Cameron Diaz, dico per gli uomini, potrebbe essere qualcosa che ha un profondo valore veritativo. Io dovete darmi un nuovo sex symbol perché mi dicono che George Clooney sia passato. No? Ho bisogno di nuovi sex symbol che non so chi sia. Johnny Depp, proprio Johnny Depp, che non so che sia, per cui per me è un'immagine astratta. L'indromo montabile Brad Pitt invece per me è noto, ecco, può denotare, sarebbe un'opera d'arte. No, perché è tutto lì. Voi dite già abbastanza. Però evidentemente non ci permette di accedere a una dimensione trascendente, questo modo. Voi quando vedete Brad Pitt pensate a una pura immanenza e non pensate necessariamente alla trascendenza. Cioè non pensate, ma non è una battuta, non pensate alle qualità morali, artistiche, religiose, al fatto che ha adottato tanti bambini, sei lui. Cioè non pensate a tutte queste dimensioni partite. Dite perché vale esemplare. No? E quindi vi limitate a una determinata forma. Ecco, l'immagine simbolica non è questa. L'immagine simbolica è appunto rinviare a dimensioni che partono dal visibile, che però fanno sì che la bellezza non sia totalmente ricondotta ad una dimensione del visibile. Allora, se questa dimensione non è la dimensione della... se la verità dell'arte è qualcosa che rimanda al di là dell'immagine ad una dimensione che non si esaurisce nella immanenza, ma se noi non accettiamo che questa dimensione di rinvio, questa dimensione di invisibile sia una
possiamo chiamare questo desiderio. Ed ecco che contro Gadamer, e vado verso la conclusione, contro Gadamer io chiamo in campo proprio l'autore che a favore di Gadamer non coglieva la verità dell'immagine artistica. E questo autore è ovviamente Kant. Questo autore è ovviamente Kant, dico ovviamente perché Kant è colui che a mio parere, pur amando poco l'arte, pur non capendo nulla di dimensione artistica, pur essendo sostanzialmente sul piano dell'arte e della letteratura quello che oggi potremmo chiamare o un ignorante o un insensibile, gli esempi artistici che lui fa nella critica del giudizio sono imbarazzanti, proprio imbarazzanti, perché continua a citare o poeti di serie promozione, oppure artisti che abbiamo sostanzialmente dimenticato. Però dà una magnifica definizione di arte. Cioè, l'arte è una idea estetica, ovvero sia un segno. Qual è la caratteristica allora dell'arte come idea estetica o simbolo? È quella che io trovo perfetta, di farci pensare. Trovo questa definizione di opera d'arte e di immagine artistica come la migliore definizione della sua verità. L'opera d'arte è un'idea estetica. Che cos'è un'idea estetica? L'idea estetica è un oggetto sensibile che però non può essere ricondotto né a un concetto, né a un solo concetto, cioè non può essere definito, né a una sola rappresentazione. Ma genera una folla di concetti e di rappresentazioni. C'è qualche cosa che, per dirla con le stesse parole che Merleau-Ponty usava per Cézanne, che non fa altro che richiedere sempre di nuovo di essere da noi interrogata. Per cui le opere d'arte sono quegli oggetti visibili che richiedono la nostra interrogazione. Cioè che ci parlano, che hanno in sé delle strutture di senso, che hanno in sé delle forme che richiedono di essere interrogate, che ci pongono delle domande. Non ci danno delle risposte, ci pongono delle domande. Certo, appunto, la crisi è una qualcosa che non distrugge il senso delle cose. La crisi è qualcosa che, al contrario, ci permette di porci delle domande. Per cui le opere d'arte, per Kant, sono opere d'arte in quanto le estetiche, sono oggetti critici, cioè sono oggetti che ci fanno ragionare, sono oggetti che ci fanno pensare, sono oggetti che rappresentativi, che però non si riducono ad essere una rappresentazione. Quindi la verità dell'immagine è tutta lì. La verità dell'immagine è di essere oggetti visibili, forme, colori, disegno, che però non si riducono a forme, colore, disegno e fanno pensare molto. Se noi pensiamo alle grandi opere d'arte e ciascuno di noi ha in mente qualche opera d'arte, quella opera che Valéry chiamava della grande arte, vedrà che le caratteristiche con cui può definire la grande arte sono sempre le stesse. Certo può definirle su base storica, può farsi consigliare dagli storici dell'arte, può spiegarla, può fare come la mania delle mostre dei musei contemporanei, di mettere un lungo testo accanto ad un'opera, disabituandoci con ciò a esercitare lo sguardo come primo elemento critico dell'opera, e tutto questo può senz'altro servire a dirci la verità storica delle immagini, la storia ermeneutica delle sue interpretazioni, eccetera, 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 rischiando anche di farci trascendere la dimensione estetica. Però se ciascuno pensa alle grandi opere dell'arte, a una frase che ha detto in un romanzo, a un'opera d'arte che ha visto a una parete, vedrà che il sigillo di autenticità, cioè il sigillo di verità, è proprio nel fatto che quell'opera lì sollecita sempre il nostro sguardo e le domande che sono connesse al nostro sguardo. Quindi è il simbolo, è proprio la capacità di che l'opera ha di rinnovare, come diceva Merleau-Ponty parlando di Cézanne, non siamo soltanto noi che interroghiamo la montagna Saint-Victoire, dipinta da Cézanne, è la montagna Saint-Victoire che interroga noi. È questo rapporto di
reciproca interrogazione, che è la, il rinvio simbolico di univoco che lo stesso Marcuse auspicava. Un'ultima postilla e poi chiudo. Ecco, in tutto ciò la domanda che prevengo è la domanda che prima, perché c'è sempre una intervista che precede, mi ha posto una domanda assolutamente lecita, ma nel momento in cui, ed è la domanda conclusiva, nel momento in cui l'opera d'arte rappresenta qualche cosa, cioè la natura visibile del rappresentato è assolutamente evidente, è abbastanza facile porsi sul piano dell'esemplificazione kantiana, perché in fin dei conti abbiamo una rappresentazione sensibile che non può essere definita, che non può essere concettualizzata, però le rappresentazioni affini o i concetti affini che genera sono legati comunque a un'immagine riconoscibile, quindi a un'immagine che può essere riconosciuta. Quindi la natura originaria dell'immagine è quella che abbiamo visto anche a Nicea, quella che abbiamo visto nella tradizione platonica, l'immagine è una struttura di rinvio che parte però da un elemento che è riconoscibile, che ha una forma che può venire riconosciuta. Quindi che può venire inserita all'interno di un quadro naturalistico, lo riconosciamo molto. A parte che Cézanne stesso mette in discussione questo paradigma nelle sue ultime rappresentazioni della montagna Saint-Victoire, sfido chiunque a sapendo che la montagna Saint-Victoire riconosce una montagna negli ultimi dipinti della montagna Saint-Victoire di Cézanne, che sono macchie di colore su fondo bianco, non possiamo assolutamente riconoscere una montagna, è un riconoscimento di carattere storico che noi abbiamo, che è una delle 120 rappresentazioni della montagna Saint-Victoire, ma noi in realtà non vedremmo mai una montagna se già non lo sapessimo, quindi vi è una precognizione, e sappiamo benissimo che Cézanne non voleva più disegnare la montagna Saint-Victoire, ma voleva disegnare forme, luci e colori, quindi non aveva, sono sue parole, quindi non aveva una specifica esigenza rappresentazionale di fronte alla montagna Saint-Victoire, voleva in realtà rappresentare l'essenza della montagna Saint-Victoire, non la forma della montagna Saint-Victoire. Bene, tutto ciò però è chiaro che dopo Cézanne l'arte dei nostri tempi, l'arte diciamo così degli ultimi cent'anni, diciamo con la brutta espressione che non significa niente arte contemporanea o arte del Novecento, perché non siamo più nel Novecento, cioè Ciro Dopres dice molte cose tutte insieme, però una cosa giustissima che dice è che l'arte contemporanea non vuol dire niente, perché ogni arte è contemporanea, perché ogni arte vive all'interno del suo tempo, quindi ogni arte contemporanea ha perfettamente ragione. Quindi però sicuramente l'arte degli ultimi cent'anni, abbiamo anche una manifestazione qui intorno, l'arte degli ultimi cent'anni non è un'arte. È un'arte che rifiuta la rappresentazione. Perché? Per quale motivo l'arte degli ultimi cent'anni è un'arte che tende a rifiutare la rappresentazione? Faccio un esempio. Quadro nero su fondo nero di Malevich. È una installazione, non dico Antonello Negri, dice che il quadro che dà titolo all'installazione, cioè il quadrato nero su fondo nero, cioè un'immagine nera, tutto per tutto, e sta dove negli alberghi invece sta la televisione, cioè in alto sulla parte destra della cucina della stanza. Quello era il luogo in cui nelle case russe stava la sacra icona. La sacra icona stava in alto sul lato destro della stanza, a proteggere la stanza e la famiglia. Dunque quel quadro nero, quel quadro monocromatico, ha lo stesso valore simbolico che ha la sacra. Perché questo esempio? Questo esempio per dire che sicuramente Malevich ci sta dicendo qualche cosa di profondo e qualche cosa in base alla quale, a mio parere, dobbiamo leggere l'arte degli ultimi cent'anni. La rappresentazione all'interno dell'immagine rischia di disturbare il contenuto derivativo profondo dell'immagine. Quindi dal momento che il quadro
non ci pone di fronte all'equivoco di un'immagine che per significare qualche cosa deve essere un'immagine rappresentativa. La verità di un'immagine sta nel significare un senso veritativo profondo, anche senza rappresentare nulla. Quindi il valore di un'immagine che voglia essere verità, non sta in una rappresentazione, ma nell'essere un veicolo, nell'essere un medium, di trascendenza o di pensiero, verso una dimensione di invisibilità. Per cui chiudo con le parole, faccio mie le parole di Régis Debray. Ecco, in questa società che sembra inondata dalle immagini, parlare di verità dell'arte, parlare di verità dell'immagine artistica, deve aiutarci a combattere o a aiutarci a farci combattere quella che è anche una battaglia non soltanto estetica, ma in primo luogo etica, a non farci cioè dimenticare quello che è e deve essere il significato e il valore dell'immagine. Quindi la verità dell'immagine è quella di farci capire in una società fondata, che sembra fondata esclusivamente